Buonasera, sindaco bis, come si dice? Bisindaco, sindacone. Sindacone, allora lo possiamo dire, insomma, ormai siamo al 50% delle sezioni scrutinate, lei insomma un buon 56. Sì, siamo a 56,4, quindi in crescita, una grande soddisfazione, un risultato inaspettato e sono molto soddisfatto perché avere ovviamente la conferma dei cittadini per i 5 anni di lavoro svolto in ottica di proiezione futura PNRR sicuramente dà grande soddisfazione, grande responsabilità e un boost energetico spaventoso. Ecco, se lo aspettavo un po', era nell'aria il suo risultato, fino all'ultimo invece insomma la vittoria è stata netta. Sì, sì, è stata eclatante, è stata surclassante, nonostante questo io tenderò una mano anche all'opposizione, perché io credo che adesso la politica a tutti i livelli, soprattutto a livello locale, debba essere per i cittadini e deve saper approfittare di un momento storico fondamentale per il rilancio congiunturale. Quindi io adesso più che mai lavorerò per la città e sarò il sindaco di tutti. Allora, il centrodestra a livello nazionale non è andato bene, anzi il suo caso Grossetano viene menzionato come controtendenza. In Toscana, tra l'altro, lei si conferma anche la Chiassai a Montevarchi. Quindi c'è, paradossalmente, ci sono dei fiori in Toscana per il centro-destra che vanno bene. Sì, effettivamente quello che mi piace, forse oggi grazie anche ai mezzi di comunicazione avveniristici, digitali, telematici, è possibile arrivare ai cittadini e far comprendere lo sforzo che un amministratore pubblico locale faccia e quindi i risultati che ottenga. E questo sicuramente crea una situazione in cui è più facile interagire col cittadino e chi lavora bene può dimostrarlo facilmente e quindi essere anche riconosciuto. L'ultima cosa, dove ha sbagliato un po' il centrodestra a livello nazionale? Ma io non sono all'altezza di poter giudicare cosa abbia sbagliato il centrodestra a livello nazionale, certamente qui non ha sbagliato niente perché qui abbiamo lavorato 5 anni facendo tantissime bellissime rivoluzioni, portando grandi risultati che Grosseto non aveva mai avuto, attraendo importanti investimenti e nel futuro faremo ancora meglio. Quindi il laboratorio del centrodestra che parte da Grosseto può far scuola anche al di fuori del nostro territorio, in regione, ma anche a livello nazionale. Bene, ti restituisco la linea studio, poi ci ritroviamo nelle prossime edizioni. Adesso siamo ancora al 38% dello spoglio, quindi possiamo dire di essere a buon punto dal punto di vista statistico e siamo al 56,45 in crescita, quindi un risultato eclatante, impressionante, sono molto soddisfatto, ringrazio i partiti che mi hanno sostenuto, la mia lista civica che sta avendo un ottimo risultato e sono certo che adesso si potranno creare dei presupposti ottimi per fare Grosseto veramente grande. Sono entusiasta, sono veramente felicissimo. Grazie, c'è qualcos'altro che vogliamo aggiungere sull'affluenza, per esempio? Ti aspettavi qualcosa in più? Sì, sull'affluenza onestamente mi aspettavo qualcosa in più perché abbiamo avuto 59 e qualche cosa rispetto al 67 del 2016, comunque osservando anche il trend nazionale probabilmente qualche cosa ha influito, forse un'astensione da parte del 5 Stelle, forse la paura del Covid, non lo so, mi aspettavo qualcosina di più, ma comunque sia il risultato è quello che conta e adesso siamo pronti a partire più che mai veramente per rendere Grosseto, come dicevo, grandissimo. Si riconferma sindaco di Grosseto, oltre il 56% di consenso. Sì, attualmente siamo al 40% degli spogli e questo è il dato proiettivo che garantisce una certa affidabilità e quindi sono sicuramente felicissimo, contentissimo del risultato ottenuto, inaspettato oserei dire, perché credevo che avrei vinto al primo turno ma al 56% non credevo di poter arrivare, quindi un ringraziamento alla mia coalizione, alla mia lista civica che ha ottenuto un ottimo risultato, a Fratelli d'Italia, Lega e Forza Italia che mi hanno sostenuto. Adesso siamo pronti veramente per partire al massimo e riuscire a spendere in brevissimo tempo, secondo i calendari comunitari, quelli che sono i finanziamenti sul piano nazionale di ripresa e resilienza. Una vittoria schiacciante che testimonia effettivamente la bontà del lavoro fatto e ottenere la fiducia da parte dei cittadini dopo una campagna elettorale estenuante, dopo il Covid, per me è molto gratificante. Lei ha vinto la sua partita quindi anche nel centrodestra? Sì, anche nel centrodestra, ancora i dati non sono definitivi, ma la lista civica che porta il mio nome sta ottenendo un ottimo risultato, è al pari di Fratelli d'Italia e leggermente superiore a Lega e quindi credo che il mio civismo sia riconosciuto come un valore aggiunto della nostra città e sono molto soddisfatto. Questa competitività nella sua coalizione non rischia poi di crearle problemi in prospettiva? Ha qualche timore? Ma io sono abituato ad alzarmi la mattina e ad affrontare migliaia di problemi e a trasformare problemi in opportunità. Farò altrettanto in questo caso, certamente sono confidente nel fatto che sia i partiti, i segretari di partito avranno sicuramente
sicuramente razionalità, logica e interesse a che la città possa partire al massimo possibile e quindi io sono fiducioso. Cosa significa questo risultato per lei? Per me, come dicevo, è una grande soddisfazione perché io non sono un politico, sono un amministratore che si è trovato a rivestire il ruolo molto di grande onore di sindaco della città di Grosseto che ama e quindi aver ottenuto un risultato e una conferma così schiacciante, così surclassante, secondo me è una grande soddisfazione. Culicchi prima ha riconosciuto la sconfitta, ha chiesto però per i prossimi 5 anni a Vivarelli Colonna di essere meno divisivo di quanto lo è stato nei primi 5. Ma onestamente non credo di essere stato divisivo, lo dice Leonardo, comunque sia, come ho detto anche in televisione recentemente, a me interessa che la città cresca, che i soldi vengano spesi il prima possibile, che i progetti vadano avanti e se per fare questo servirà anche tendere la mano all'opposizione, certamente da parte mia ci sarà questa predisposizione. Che cosa dice ai suoi elettori? Ai miei elettori dico grazie di avermi dato la fiducia, mi avete dato un'energia impressionante, è grazie a voi che io vado avanti, riesco a superare tutti i problemi che ogni giorno mi trovo davanti, voi mi date un'energia infinita, non deluderò la vostra aspettativa e sarò grato a tutti voi singolarmente e collettivamente per quello che mi avete dato e sicuramente ricambierò l'onore che mi avete dato rendendomi sindaco ancora una volta. Un'ultima cosa, i prossimi 5 anni saranno importanti per il Paese, sì, per tutte le città, con il Piano Nazionale di Resilienza, tanti investimenti. In questa chiave lei cerca di guardare anche verso l'opposizione per trovare un maggior coinvolgimento? Esattamente, io cercherò di tendere la mano anche all'opposizione, un po' come sta facendo il governo nazionale, nel quale io credo fermamente, e cercherò di ripetere la stessa tipologia di azione che c'è a livello nazionale anche a livello locale, e sono certo che sarà possibile. A livello nazionale il centrodestra, insomma, non è andato molto bene, sì. Qui in controtendenza, in generale in Toscana, sì, comunque il centrodestra tiene alcuni comuni, insomma la Toscana rossa proprio non sembra in affanno. Non sembra in affanno, ma comunque la politica è molto, diciamo, volubile e volatile, quindi ci sono situazioni che devono essere studiate, affrontate, alleanze che magari non hanno portato il risultato sperato, ma quello che conta è andare sempre avanti e io sono certo che la politica del buon governo grossetano del centrodestra saprà fare scuola anche altrove. Ma lei è soddisfatto dei risultati del centrodestra in Toscana? Sì, non sono soddisfattissimo, evidentemente, nemmeno dei risultati che abbiamo avuto qui a livello locale, certamente si sarebbe forse potuto fare qualche cosa di più, ma veniamo da un periodo estremamente complicato e complesso, perché la gestione del Covid veramente è stata devastante, deflagrante per tutti noi, anche per i sindaci e anche per i partiti, e quindi probabilmente c'è la necessità di un resetting. Ma tutto ciò sia avvenuto, di essere stato confermato, ma soprattutto adesso di poter velocemente da domattina partire per riuscire a spendere il prima possibile questi soldi, tendendo anche una mano all'opposizione e a chiunque vorrà collaborare, perché come sono sempre stato sarò ovviamente il sindaco di tutti, soprattutto il sindaco della città, e voglio vederla fiorire, sorridere, voglio un rilancio congiunturale. Adesso abbiamo la possibilità, il mio impegno sarà massimo, il mio impegno sarà totale. Sindaco, no, ancora devo capire anche le preferenze, devo capire un po' di cose. Certamente so che sta ottenendo un ottimo risultato Fratelli d'Italia, che ringrazio per il sostegno, sta ottenendo un grandissimo risultato la mia lista civica, veramente impressionante, che non mi aspettavo. Anche la Lega sta viaggiando sulle due cifre, regge Forza Italia e quindi la coalizione c'è, è solida e sicuramente tutti saremo in grado, con razionalità, ragionevolezza ed intelligenza, a saper captare l'importanza del momento e a saper quindi presto arrivare alla squadra di governo che guiderà Grosseto verso il futuro. Sindaco, abbiamo visto che alle elezioni competitive Letta ha vinto, sì. Quindi Letta vince a Siena e lei vince a Grosseto. Esatto, no, purtroppo il centrodestra non ha ottenuto grandissimi risultati a livello nazionale e questo ovviamente non so da cosa dipenda, ma rifletteremo anche su questo aspetto. Certamente il fatto che Grosseto abbia avuto un risultato in controtendenza di questa tipologia mi gratifica e mi onora ancora di più e mi spinge a dare tutto me stesso fino all'ultimo istante, fino alla mia ultima goccia di energia per la città di Grosseto d'ora in poi. Grazie e complimenti per la vostra diretta e per il vostro lavoro. Arrivederci.